spettacoli, canti, balli e un viewstel in sfoglia lungo 80 metri da Guinness dei primati. Questi gli ingredienti che hanno fatto da scenario all'evento di solidarietà tenutosi a Cimitile in piazza Conte Filo della Torre, una manifestazione promossa dall'Istituto Comprensivo Fratelli Mercogliano Guadagni e dalla WILDM di Cicciano, la tappa conclusiva del progetto Lentopede, nato per sensibilizzare i piccoli studenti ai temi della disabilità per creare in loro una futura e consapevole cittadinanza attiva. È sempre bello assistere alle sinergie tra associazioni di volontariato e le nostre scuole, che sono sempre attente alle politiche sociali e tutto ciò che riguarda la disabilità. La comunità vissuta da questi bambini è fondamentale, quindi il momento della piazza, viverlo non come mostra o esposizione, ma come momento di comunità in cui loro danno qualcosa, diventano cittadini attivi. E qualcosa quindi insieme alla WILDM, perché rientra nel discorso della solidarietà. Però ecco, voglio dire una cosa, questa scuola, questo territorio è sempre stato sensibile. L'obiettivo qual è? Quello là di incontrare i bambini, i futuri uomini e donne del domani, per parlare appunto di questa problematica, ma anche semplicemente per incontrarli, per divertirci insieme, fare in modo che questo muro, insomma questa paura della sedia a rotelle, scompaia. E la nostra soddisfazione sta proprio in questo, nel vedere i bambini che ormai quando entriamo a scuola ci aprono le porte perché vedono che appunto magari non ce la facciamo ad aprire la porta, o quantomeno salgono sopra le carrozzine con noi per ballare e divertirci.